Gianluca Lubefalo, QW Capital, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno a voi. Allora, andiamo a vedere insieme i mercati, Gianluca, giusto per capire che cosa sta accadendo a Wall Street, perché tuttora stiamo vedendo comunque in particolar modo Wall Street, ma anche le borse europee in forte difficoltà. C'entra qualcosa l'inflazione? Ho soprattutto paure per possibili pressioni inflazionistiche al rialzo. Allora, sicuramente l'inflazione non necessariamente sul dato di oggi, perché chiaramente è un movimento, però è chiaro che c'è un trend di mercato che sta rispecchiando quello che avevamo detto l'ultima volta, cioè non tanto l'inflazione, ma la natura dell'inflazione, che un po' dissentendo, diciamo, dalla riflessione fatta da Jay Powell nell'ultimo meeting, io ho già anticipato, non credo che sia transitoria, non è temporanea, è un'inflazione più strutturale. Per il momento ancora non abbiamo visto una ripercussione sull'inflazione salariale. Nel caso in cui dovessimo vedere quella, allora veramente sarebbe iniziare a preoccuparci. Per il momento non desta ancora preoccupazione, ma non è assolutamente temporanea. Ottimo, questo era un punto importante. Sì, ci sono tanti dubbi se l'inflazione al rialzo sarà temporanea o meno. Intanto vorrei chiederti, ti attendi, ecco, questo selling magari che potrebbe continuare anche per un bel po' di tempo o è solo, come dire, una cosa flash? Beh, stiamo parlando comunque che nonostante questa caduta, gli indici sono i peggiori, sono tra più 8 più 9% year to date fino al 12-13%. Siamo ai primi di maggio, cioè stanno annualizzando 20% gli indici. Questo non è un scenario negativo. Usciamo, sì, sicuramente c'è un discorso di aperture, ma sarà da capire quando finalmente usciremo da questa emergenza del virus e quindi si normalizzerà il tutto. Ci sarà da capire come gestiremo questo ammontare di debito. In America parliamo di un double deficit, sia commerciale sia del trade balance e del loro deficit interno. Quindi è un problema da capire come strutturalmente si risolveranno questi problemi, che effetto avranno sui tassi di interesse. Giusto per capirci, a tuo avviso è stato sottovalutato il rialzo dei prezzi del petrolio, ma anche delle materie prime recentemente? Quasi tutte hanno raggiunto nuovi massimi storici, se vogliamo parlare di materie prime, naturalmente, includendo anche i metalli preziosi. Sì, per me più che il petrolio, che era dovuto anche ad un qualcosa di tipico per la chiusura diciamo, del mondo e dell'industria turistica, sicuramente sta avendo un effetto maggiore altre, come ho detto l'altra volta, dal rame, dal copper, all'amber, a tutte quelle che sono delle materie prime fondamentali anche per il settore delle costruzioni, per il settore tecnologico. Quindi sicuramente quelle sono degli indicatori di una crescita dell'indice del commodity, delle materie prime, che è molto più robusto, molto più durevole di quanto potevamo immaginare prima. Ecco, volevo solo vedere velocemente il copper, anche oggi in rialzo dell'1,19%, siamo allo 4,7% per quanto riguarda invece il prezzo. Che cosa ci indica in questo caso, che cosa ci indicano questi nuovi massimi storici del copper, ovvero del rame che di solito, come dire, vuol dire un, tra virgolette, boom economico, soprattutto se consideriamo i livelli attuali, cioè massimi da circa 20 anni? Certo, nel caso specifico del dottor Copper, che appunto è sempre considerato il metallo si dice col PhD, col dottorato, perché è collegato alla crescita economica, in realtà in questa specifica fase del ciclo indica che c'è una nuova domanda, soprattutto arriva dalla produzione di auto elettriche che non esisteva nelle altre fasi di ciclo. Quindi in realtà c'è una domanda sostanziale nuova che giustifica, perché probabilmente avremo un range diverso nello specifico del rame, quindi dei livelli più alti dei precedenti cicli. Quindi non è una sorpresa che stiamo toccando dei massimi che non avevamo mai toccato. Ecco, allora volevo chiederti, siccome io e te ne abbiamo parlato più volte dell'oro e ne abbiamo parlato anche del fatto che ultimamente almeno non si comportava, adesso vediamo la tua valutazione come hedge, è tornato a comportarsi, insomma, è tornato nel suo ruolo principale, ovvero quello di protezione, ecco, dei nostri portafogli.
Assolutamente sì, sono 5.000 anni che svolge questo ruolo e non c'è nessun elemento per credere che questo sia finito. Chiaramente l'oro ha un problema o ha una caratteristica che non offre alcun rendimento, quindi è sempre il solito discorso di vero e proprio rifugio, sia antinflazionistico e sia di rifugio come rifugio ricchezza proprio nel momento in cui ci sono grosse tensioni. In genere l'oro ha sovraperformato, per esempio, i Treasury americani in tutte quelle fasi inflazionistiche, quindi non c'è motivo di credere che questo non succeda. Nell'ultimo periodo è stato messo in discussione il suo ruolo di bene rifugio perché si riteneva che poteva essere rimpiazzato dalle nuove valute digitali, che sia Bitcoin, che sia Ethereum. Sicuramente queste sono delle innovazioni e potrebbero complementare l'oro in questa funzione, ma credere che l'oro sia un relitto e non abbia più questo ruolo, io non lo credo assolutamente. Infatti, tu hai proprio toccato un argomento estremamente interessante, almeno per quanto mi riguarda, ma insomma anche per i nostri telespettatori, ovvero le criptovalute. Ultimamente l'Ethereum ha un po', come dire, rubato la scena del Bitcoin. C'è un motivo particolare, un motivo fondamentale a tuo avviso? No, e stiamo iniziando a vedere una dinamica che fino adesso non c'era stata, cioè le cryptocurrency incominciano ad essere oggetto di investimento di, per esempio, strategie di arbitraggio, cosa o trading spread, cosa che prima non succedeva o fino a qualche mese fa erano semplicemente considerate investimenti speculativi. Quando incominciano ad avere un livello di maturità superiore, proprio perché ci è arrivati a una maggiore liquidità, la liquidità che adesso è in Bitcoin e Ethereum è superiore al valore di mercato di grandissime aziende, quindi si raggiunge anche una sua maturità, a questo segue anche oggetto di strategie che prima non erano per mancanza di liquidità possibile, e quindi è normale aspettarsi che se a un certo punto una delle due ha una performance relativa molto forte, venga poi a esserci delle strategie di arbitraggio o di valutazione, prese di profitto. Quindi iniziano a essere anche dei segnali di maggiore maturità del mercato, di quel mercato. Ok, sì, in effetti, ma anche un'accettazione forse un po' più ampia in generale delle criptovalute per tutti i tipi di investitori, non solo millennials soprattutto. Io vorrei andare a vedere naturalmente insieme a te il dato del lavoro estremamente importante, i cosiddetti JOLTS, ovvero i Job Openings. Abbiamo visto comunque un numero abbastanza elevato, 8.123.000 nuovi posti di lavoro. Questi sono i nuovi posti di lavoro disponibili. Stiamo notando però in America un, tra virgolette, se vogliamo chiamarlo paradosso, e cioè ci sono nuovi posti di lavoro, ma non c'è domanda, e questo è per prima volta da tanto tempo. A tuo avviso, l'amministrazione Biden con questi one-off payments, ovvero questi tanto insomma pagamenti diretti sul conto corrente dei cittadini, ha qualcosa a che fare con questo caso? Allora, sicuramente, prima di tutto dobbiamo fare una riflessione. Non dimentichiamo che JOLTS è un dato che ha un mese di ritardo, quindi si riferisce a marzo. Mentre se lo confrontiamo, immagino riferirei a quella non farm payroll di venerdì, quello è un po' più contestuale, quindi c'è un mese in avanti. Quindi, prima di tutto c'è una distorsione dovuta a un mese. Poi, nello specifico, in non farm payroll c'è stata una componente di aggiustamento, quello che si chiama il seasonal adjusted. Cioè, se noi non considerassimo questo, invece delle 225-226 mila, il numero sarebbe più intorno a 1 milione. Quindi al netto di queste distorsioni statistiche che sono più presenti in momenti di grande volatilità, veniamo da un anno in cui il mondo è stato chiuso, ad un anno in cui al momento si sta tutto riaprendo, quindi dobbiamo prendere i dati, soprattutto mensili, un po' più con le pinze rispetto al passato. Al netto di questo sicuramente colpisce il fatto che questi sussidi hanno purtroppo sono necessari, ma hanno un dark side, un lato oscuro e negativo che disincentiva alcuni tipi di lavoratori a tornare. Infatti il numero di persone che stanno tornando più lentamente al lavoro è più evidente in quelli che sono i cosiddetti low job, cioè dove effettivamente i sussidi hanno avuto una maggiore influenza.
Sì, certamente, però diciamo che l'argomentazione dei repubblicani, che non deve essere per forza quella giusta, per carità, è che naturalmente il programma di Joe Biden in questo momento sta destabilizzando ecco, il mercato del lavoro, nel senso che le persone ragionano così: io ricevo questi soldi perché tornare a fare, per esempio, cameriere dove guadagno più delle mance rispetto che dello stipendio fisso, intendo dire, almeno negli Stati Uniti così funziona, non è come in Italia che ci sono, ecco, tantissimi sindacati, cassa integrazione e mille altre cose. Certo, però dall'altra parte non abbiamo la prova del contrario. Quale sarebbe la situazione se non ci fossero state questa politica fiscale espansiva? Sarebbe il governo americano, qualunque amministrazione, sarebbe sotto una pressione enorme di non avere supportato l'economia. Quindi il problema di queste situazioni è che dobbiamo, purtroppo non possiamo altro che aspettare, prima di dare delle valutazioni definitive, anche tutta questa manovra monetaria espansiva che è giustificata perché siamo stati in un periodo di crisi tremenda, però non dimentichiamo che i problemi che probabilmente deriveranno da questa politica monetaria non sono dovuti alla risposta delle banche centrali nel pieno della crisi, così come fu nel 2008-2010 nella precedente crisi. Il problema è dato dovuto al fatto che si è continuata eventualmente questa politica monetaria espansiva, per esempio in quel caso tra il 2012 e il 2014 e nel 2018-2019, quando non c'era un'emergenza. Quindi il problema è utilizzare manovre di emergenza quando non c'è un'emergenza, creano un problema. Quando invece c'è l'emergenza, tipo il 2020, sono giustificate. Volevo farti un'ultimissima domanda che è sicuramente molto importante. Volevo capire, considerando tutti i dati macro che abbiamo visto, poi tu hai ribadito più volte che è importante considerare i dati macro un po' più, ecco, complessi, non quelli mensili, magari come i JOLTS in questo caso, ma i cosiddetti non-farm payrolls, se vogliamo, anche se vogliamo richieste iniziali di sussidi di disoccupazione continue, però. Certo. Ok, considerando questi dati e il resto dei dati macroeconomici abbastanza rilevanti, includendo l'inflazione, che cosa possiamo attenderci dalla Fed? È il momento di cambiare politica monetaria, come magari hanno fatto altre banche centrali che hanno indicato già un inizio di, tra virgolette, tapering, se non vogliamo chiamarlo tapering, possiamo chiamare che sicuramente hanno deciso Bank of England e Bank of Canada di allentare almeno il quantitative easing. Sì, sì, effettivamente la Banca d'Inghilterra è un po' sorpreso con questo annuncio di inizio tapering. Io credo che, come avevamo detto l'altra volta, fino a settembre non mi aspetto un cambio di politica da parte della Fed. La Fed è rimasta scottata da quello che è successo nel 2013. Quindi, prima di rischiare un secondo taper tantrum, ci penseranno molto. Al momento l'FOMC, i 12 componenti, il Federal Open Market Committee, è un po' più bias verso i cosiddetti dovish. Quindi mi aspetto che ci prenderanno tutte le cautele e le misure del caso prima di cambiare il loro indirizzo, quindi non prima di settembre, almeno di uno spike, di un incremento in inflazione assolutamente inatteso. Però prima della fine dell'estate, inizio dell'autunno, non mi aspetto nessun annuncio. Poi sì, sicuramente tra settembre e dicembre è molto probabile che ci incominceranno a preparare i mercati verso un potenziale tapering, che è necessario, che sia chiaro. Ecco che sembra almeno a questo punto necessario. Grazie mille, Gianluca Lobefalo, QW Capital. Grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi.